Indoyun suona però su quel pianoforte e Vladimir suona su questo, quindi dobbiamo spostarli di posto. Questi due pianoforti sono uguali tra di loro, nel senso che sono due gran coda Steinway, ma sono inevitabilmente diversi, come ognuno di noi è diverso da proprio fratello, se uno di noi ha un fratello. Per costruire un pianoforte come questo ci va circa un anno e mezzo di lavoro, quindi anche la componente umana che ognuno di noi apporta. Diversi tra di loro, quindi ogni pianoforte ha il proprio carattere. Così come ogni pianista ha il proprio carattere. Diciamo che prima era l'altezza del suono come frequenza, era l'accordatura, però ogni nota ha anche un colore e ci sono note che hanno un colore troppo chiaro o troppo scuro rispetto alle altre, e quindi bisogna correggere questo colore, questa durezza di suono dalla martelliera. Il mio modo di fare il lavoro non è così diverso dal modo in cui poteva farlo un accordatore del 1800, ritengo. Mestiere si impara anche ascoltando ogni pianista, e ogni giorno c'è un pianista nuovo che suona e dobbiamo imparare leggendo il suo modo di suonare, ascoltandolo e capire cosa potremmo fare, ma sono differenze di sfumature in sostanza. Conosco questi pianisti un anno e sono in tanti, vengono da tutto il mondo e ognuno mette tutto se stesso in quei pochi minuti di esecuzione, per cui in quei pochi minuti dobbiamo vedere il riassunto di un anno magari di studio, di preparazione finalizzato a quella performance per riuscire a passare di categoria, e prima di quell'anno finalizzato al Busoni ci sono tanti anni di studio e tante speranze. Io che vedo in loro dei pianisti sicuramente bravi, se no non sarebbero arrivati qui, ma sono delle persone, io mi ci affeziono. Mi affeziono al colore della voce di ognuno di loro, penso per ognuno di loro cosa si potrebbe fare, di che pianoforte veramente ognuno di loro avrebbe bisogno, poi quelli che passano e diventano i 24, inevitabilmente
ne rimangono 3. 24, poi 12, più i 6, poi 3, poi 1. Dal punto di vista umano, io che mi ci affeziono, sento molto lo strappo di quando li saluto, perché uno di loro va a casa in quei... In realtà non è che ci frequentiamo molto, però in quei giorni nei quali condividiamo qualche ora, qualche minuto, il tempo è poco, ma l'intensità con la quale ognuno lo vive è molto forte, per cui è un fattore di moltiplica. E quindi quando un pianista di loro parte perché esce, non dovrebbe essere così, ma a me dispiace un sacco.